Fratelli e sorelle, buona giornata. La Chiesa ci invita ad ascoltare oggi il testo evangelico di Marco al capitolo 16. Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura». Il brano che la Chiesa ci propone oggi di ascoltare ci dà l'idea di sintetizzare tutti gli interventi di Gesù dopo la risurrezione. Soprattutto pone l'accento sull'incredulità degli apostoli. Abbiamo sentito che l'Evangelista sottolinea con decisione la durezza da parte degli apostoli nell'accogliere e nel credere alle testimonianze di coloro che avevano incontrato il risorto. Infatti, la resistenza alla fede può essere a volte molto forte, da un lato perché certi avvenimenti vanno al di là della nostra comprensione umana, dall'altro perché spesso siamo troppo scoraggiati, troppo tristi per credere o per riaccendere in noi la speranza. Gesù quindi, apparendo agli apostoli, li rimprovera per la loro incredulità e ostinazione. Non è complicato allora comprendere che davvero tutto ruota attorno alla fede, al credere. La fede diventa lo spartiacque tra coloro che accolgono Cristo e coloro che lo rifiutano. Buona giornata.